a che cosa serve l'Italia? È una domanda importante, cioè quella di che serve un significato a oggi in Italia, cioè rispetto al percorso che l'Italia ha fatto. L'Italia io penso che abbia delle grandissime possibilità di reagire in tanti termini. Il principio di solidarietà degli italiani secondo me c'è e c'è grandissimo. E viene fuori probabilmente nelle situazioni difficili, nelle situazioni, non dico catastrofiche, ma nelle grandi situazioni. In questo momento stiamo trascinando delle cose soprattutto per colpa del governo, per cui l'italiano medio si chiede ancora cosa può fare. Potenzialmente a mio parere l'italiano medio, l'imprenditore, le famiglie, tutti possono dare tantissime cose. Si tratta di trovarne le opportunità e le possibilità. Penso che sia importante in questo momento per gli italiani mettere da parte l'egoismo personale e fare qualcosa anche per gli altri, perché siamo trovati in questa situazione sia politica, proprio anche di come popolo, perché non guardiamo molto lontano, e perché guardiamo non molto in mezzo, per cui curando i nostri piccoli interessi, i nostri piccoli egoismi, perdiamo di vista le cose vere, e questo è un sacco a livello internazionale, a livello dovremmo dare una ripulita e guardare lontano, perché la storia c'è la crisi anche voi posso dire un'ultima cosa? Io penso che adesso sarà la ripresa, perché sono tutti cicli storici, gli italiani hanno tutti i numeri per sorpassare chiunque, se ne hanno le possibilità e le opportunità, ma le capacità imprenditoriali, di fantasia, di intelligenza, di partecipazione, io penso che ce le abbiano per sorpassare chiunque. Parere personale. No, la bandiera è un segno che appartiene al paesaggio, che non c'è stato negli ultimi decenni, c'è in questi giorni. Ma piacere che si vede molto Torino, perché la verità scaglia non si vede. Torino è bandiera. Ha un motivo in più. Torino. Sì, assolutamente. Vi ringraziamo tantissimo. Grazie a voi.